il giro dell'Adriatico in bicicletta. Una fantasia che nutro fin dall'infanzia. Un sogno che ho sempre pensato destinato a rimanere chiuso in un cassetto. Oggi a 50 anni ho imparato a vedere le cose in modo diverso. Questa volta, contemplando l'orizzonte, ho pensato: ma chi se ne frega? Intanto parto. Salve a tutti amici, finalmente torno a fare un viaggio in cicloturismo. Il primo giro in bicicletta del 2022. Partirò da Ancona, dove tra cui incontrerò Aldo Tortorelli, che è un cicloturista di vecchia data, e mi accompagnerà per un tratto. La mia idea è quella di percorrere la costa adriatica verso nord, attraversando le isole veneziane, fino ad arrivare a Trieste, per poi entrare in Croazia. Una volta in Croazia visiterò un po' l'Istria, in particolare voglio percorrere la ciclovia della Parenzana, che a detta di molti cicloturisti è qualcosa di veramente molto molto bello. Superata questa ciclovia raggiungerò Pola, dopodiché proseguirò e raggiungerò Rijeka, fiume in italiano, una città conosciuta per essere la porta delle isole croate. Infatti la mia intenzione è quella poi di farmi tre belle isole, che sono l'isola di Kirk, l'isola di Rab e l'isola di Pag. Superate queste isole, raggiungerò Zara, mi imbarcherò per tornare nuovamente ad Ancona e chiudere questo cerchio. A questo punto supportatemi iscrivendovi al mio canale e a me non resta che augurarvi buona visione. Beccato il grande Aldo che ha deciso di accompagnarmi fino a Senigallia. Siamo partiti con un po' di foschia, ma alla fine va benissimo, non fa troppo caldo, meglio di così, dai. Veramente un casino, questi ciclabili praticamente inesistenti. Ora siamo su una statale, abbiamo appena superato Falconara e niente, adesso penso che riusciremo a prendere il lungomare, uscire da questa statale. È cominciato a piovere. La famosa rotonda sul mare, giusto Aldo? Esatto, questo è uno dei simboli del Senigallia, forse il più importante. Vi presento Aldo Tortorelli, ma parleremo insieme tra poco perché ciao, ci fermiamo. Ragazzi, ciao. Ecco la Penelope. Siamo arrivati a Senigallia a trovare Penelope, che vi ha mostrato appena adesso Francesco. Benissimo. Il signor Aldo non è un dilettante come me, un cicloturista serio. I giri cicloturistici che hai fatto? Ma sì, ho iniziato anch'io a una certa età, ho iniziato intorno ai 65 anni di età e ho fatto vari giri sia in Italia che anche in alcuni paesi d'Europa, soprattutto in Germania. Poi sono stato anche in Francia, in Spagna, ho fatto in bicicletta il cammino di Santiago de Compostela. E così. In Croazia. In Croazia? In Croazia, sì, in Croazia. Un tratto della Slovenia. Mi ha ispirato con l'Istria, con la Parenzana. Ah, con la Parenzana. Anche sì, l'Istria, che all'inizio è Slovenia, un breve tratto. Subito dopo Trieste è Slovenia. Per pochi chilometri, poi si entra in Croazia ed è un percorso molto bello,
l'Istria. Viaggiare in bicicletta è una cosa che a volte uno pensa che sia chissà quanto difficile, ma invece no, basta avere l'interesse per fare questa cosa, un po' di passione e piano piano, senza strafare, si fanno chilometri, chilometri, chilometri. E soprattutto una grande soddisfazione è quella di vedere, di notare come con le proprie gambe, metro dopo metro, pedalata dopo pedalata, si arriva in capo al mondo. Grande, grande Aldo. Mi raccomando, anche lui ha un canale YouTube, seguitelo, Aldo Tortorelli, mi raccomando. Oggi mi è andata bene, Aldo mi ha offerto il pranzo. Grazie. E questo è comunque sempre il momento migliore del viaggio in bicicletta, quando si mangia. No, per me no, grazie. No, grazie. Siamo arrivati fin qui a Senigallia, abbiamo pranzato e adesso io torno a casa in Ancona, mentre Francesco va su di qua in direzione sempre verso nord, sempre dritto che non sbaglia strada e arriva a Trieste. Speriamo. Ciao Francesco. Mi ha fatto un piacere enorme. Piacere è stato anche il mio. Ciao, ciao. Buon viaggio, buone pedalate. Grazie, grazie. Sono entrato per sbaglio in una strada di sabbia. Ho fatto un bel volo, eh. Sono spaccato il muso. Sono cose che succedono. In realtà è la prima volta che cado. Un po' di graffia alle ginocchia, ma bene o male, ecco, sto proseguendo. Sto percorrendo la Bicipolitana. Strada statale 16. Messo, problema risolto, mi trovo in un camping a Misano Adriatico, tenda montata, qui ho la possibilità di caricare tutta la mia attrezzatura e adesso mi vado a lavare i vestiti sporchi di sangue di oggi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, oggi una novantina di chilometri, voglio arrivare almeno a Ravenna. Soprattutto in questa parte dell'Adriatico la spiaggia libera ormai è un miraggio. Pea, Regione, Rimini, non riprenderò tanto, è solo traffico. So luminous and vibrant, I'm all.
Cervia. So many times I've stranded, a castaway, an unknown shore. Qui la piadina è d'obbligo. No, perché se dovevo fare quella strada era preoccupante. No, ma qua, guarda, ci sono dei, sai quanti morti ci sono stati? Infatti. Poi c'è, ti spiego, c'è quel ponte, sì, tu passi di là, e c'è un sottopassaggio della ferrovia e vai a Ravenna. Grazie mille. E se puoi andare, ciao. Ciao, ciao. Vai sempre dritto, vai cavata via. Molto gentile, grazie. Ravenna 15. Lì c'è Mirabilandia. Sono a Ravenna, ragazzi. Andrò ancora un po' avanti alla ricerca del solito camping, se c'è. Guardate cosa c'è lungo questa pista ciclabile appena usciti da Ravenna. Tutto ciò che occorre per sistemare una bicicletta, guardate. Il ricordo di Ivo, gli amici, novembre 2019. È una fontana. Dietro, eccolo qui. Ottimo. Prego. Ecco lei. Dove va? Ecco lei. Villa Ponte Libero. Per passare questo canale bisogna imbarcarsi. Sera, c'è posto? Ecco la mia piazzola, numero 21. Un bagno con rombi. Rara, mi trovo nella zona di Comacchio. Qui un paio di anni fa già ho fatto un giro in bici. Venezia 115. Lido degli Estensi. Buongiorno.
c'è sempre l'acqua. Ecco qua. Manino ci vuole. Questa te l'ha regalata il fornaio. Grazie mille. Troppo gentile. Per il tuo viaggio così ti dà la forza di affrontare il viaggio. Grazie. Alla salute. Siamo a Piano, paesino del Veneto. Ciao a tutti. Troppo gentili questi signori. Hanno capito subito comunque che sono un ciclista mangione. Mi trovo a Taglio di Po. Strada statale 309. Sarò fatto 20 km di statale Romea. Il vento contrario non manca mai. Sono arrivato a Chioggia, sono nel solito camping e tira un forte vento. Qui oggi e domani c'è la bora. La cosa che io devo montare la tenda, devo vedere come fare. Sono riuscito in qualche modo a piazzare la tenda che sembra resistere benissimo. Uba Uba in X2. Esame superato. La tenda all'interno balla un po', ma alla fine dai, su. Nel frattempo mi faccio un bel tè. Oggi è il terzo giorno di viaggio, ho fatto circa 260-270 km. Domani finalmente raggiungerò il mio primo vero obiettivo, che sono le isole veneziane. Adesso l'unica cosa, dobbiamo vedere questo meteo, sta aumentando il vento, sta piovendo e le previsioni non sono eccezionali. Pioverà tutta questa notte e domani continuerà anche il vento.